salutiamo gli amici di Mondo Balneare, anche quest'anno ci siete. Un saluto a tutti gli amici di Mondo Balneare, anche quest'anno qui al San di Rimini, nel nostro Mondo Balneare Bis Village, un'area di 300 metri quadri all'interno della quale abbiamo esposto le proposte delle nostre aziende per la stagione 2021. Stiamo dominando dall'alto, come sta andando questa edizione del Sun? Sta andando molto bene, siamo qui nella nostra torre di controllo che è la redazione di Mondo Balneare, una posizione privilegiata dall'alto della quale possiamo vedere che nelle corsie c'è una buona affluenza di pubblico che sta visitando gli stand. Contrariamente a quelle che erano le aspettative, perché purtroppo molti con quello che sta accadendo nel mondo si aspettavano che la manifestazione potesse essere rinviata o che comunque il pubblico potesse decidere di non venire a visitarla, in realtà sta andando molto bene con grande soddisfazione da parte un po' di tutte le aziende. A proposito di questo, com'è stato l'andamento della stagione balneare? Allora, una stagione che è partita molto a rilento, una stagione purtroppo partita con un lockdown. Noi come Mondo Balneare non ci siamo mai fermati, la nostra redazione ha continuato a lavorare, anzi ha lavorato anche più degli altri anni per cercare di mantenere sempre informati i nostri lettori e purtroppo non dando sempre buone notizie. Mondo Balneare ha deciso di essere al fianco dei propri lettori a supporto appunto della categoria balneare e abbiamo appunto ideato una campagna pubblicitaria, prende il nome Vacanze Italiane, proprio a supporto del turismo balneare italiano. Colgo l'occasione per ringraziare tre importanti aziende che ci hanno supportato finanziariamente in questo progetto e sono la Tessitura Selva, l'Ombrellificio Magnani e la Tessitura Fabri, che hanno reso possibile queste campagne pubblicitarie che hanno generato numeri interessanti. Se pensiamo che grazie a queste campagne pubblicitarie abbiamo registrato 1.447.000 visite e 52.700 richieste di prenotazioni a 2.000 stabilimenti balneari. In conclusione mi piace pensare che se questa stagione balneare è andata un po' meno peggio del previsto, forse è anche un po' merito nostro.